Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale, ben ritrovati per questa nuova puntata dedicata ai video unboxing. In questo video io vorrei spacchettare insieme a voi un pacco che mi è appena arrivato dalla Koch Media. All'interno di questo pacco abbiamo due prodotti, Midnight Factory, un film datato 2006, appena uscito in commercio, e un altro film, sempre uscito in commercio in questi giorni, del 2017. Però adesso io direi di cambiare subito angolazione, così possiamo vedere nel dettaglio questi due prodotti. Bene, allora spacchettiamo questo bel pacchettino arrivato a Dr. Loomis Channel. Ok, allora, quindi sono due prodotti, io direi di spacchettarne uno alla volta. Allora, il primo prodotto è questo qui. I'm Cyborg, but that's okay. Questa è una pellicola coreana datata 2006, diretta da Park Chan-wook, il famoso regista coreano che ha diretto la famosa trilogia della Vendetta. E quindi questo mese uscirà Mr. Vendetta, mese prossimo uscirà Lady Vendetta, è già uscito in passato Old Boy, adesso esce anche Cyborg. Quindi questo 2002 all'insegna del cinema coreano, in modo particolare a quello del regista Park Chan-wook. Questo è un film che io non ho mai visto. Quindi abbiamo questa locandina con i due personaggi. Il film di che parla in maniera molto, molto breve? Ho visto anche il trailer, ho letto qualcosa comunque sul film. È una storia abbastanza strana che vede la storia d'amore fra due malati mentali. Abbiamo la classica custodia cartonata, ma non rigida, non eccessivamente rigida. Questa è invece la costina con i due personaggi uno sopra l'altro, e diamo un'occhiata invece al retro. Per quanto riguarda il comparto audio, abbiamo la traccia coreana in DTS HD Master Audio, i sottotitoli in italiano, quindi manca la traccia italiana, non c'è il doppiaggio italiano. Come contenuti extra c'è praticamente poco e nulla, abbiamo soltanto il trailer originale, formato video 1.85, la durata è 107 minuti. Questa invece è la Marai con l'immagine frontale con la protagonista, Midnight Factory e Lucky Red. Qui abbiamo nuovamente il titolo. E all'interno abbiamo questo che non serve a nulla, abbiamo il booklet e questa immagine di sfondo, e questa invece è la serigrafia del Blu-ray. Questo invece torna un po' l'immagine a fuoco. Ok, questo invece è il booklet, un vento di proiettili. Essendo chiaramente edizione italiana, abbiamo tutto bello scritto in italiano. Ecco qua. E niente, questo è il booklet. Nel frattempo vi mostro anche un po' il menu di questa edizione della Midnight Factory. Quindi ricordo nuovamente che abbiamo unicamente la traccia coreana in DTS, niente traccia italiana, abbiamo i sottotitoli in italiano. Bene, rimettiamo al suo interno il mini booklet, e anche questa qui la rimettiamo dentro. Ok, e quindi questo è il primo prodotto che mi è arrivato dalla Midnight, da Koch Media. Passiamo al prossimo. Questo invece è un horror, Game of Dead. Questo invece è un prodotto davvero particolare. Questo l'ho visto alcuni anni fa, se non sbaglio è stato nel 2019, quindi 2-3 anni fa, però l'ho visto in lingua tedesca, e devo dirvi che questo è un bel splatterone old style, vero, niente male. Quindi sono molto contento che sia uscito adesso anche in Italia tramite la Midnight. Quindi se vi piace il sangue a go-go e le budella sparse ovunque, questo è davvero un film che fa per voi. Spacchettiamolo. Ecco qua.
la trama, diciamo che non è che sia proprio il punto forte, la storia di alcuni amici, 6-7 amici che decidono di giocare a un vecchio gioco da tavolo, però diciamo che durante il gioco si innesca un, come posso dire, un meccanismo mortale in cui poi sono costretti ad uccidere anche persone strane. Questa è la locandina frontale, sempre limited edition, Blu-ray più booklet, questa è la costina. E questo invece è il retro, dà vita ad un bagno di sangue ad altissimo tasso di intrattenimento nel pieno spirito dello splatter puro, questo dice Notturno. Vediamo un po' il comparto audio video, quindi abbiamo le tracce italiano, 5.1 di TSHD Master Audio, stessa cosa vale anche per la traccia inglese, durata piuttosto breve, dura soltanto 73 minuti, incluso i titoli di coda, sottotitoli in italiano e come extra, ahimè, soltanto il trailer. Per quanto riguarda il formato video, 1.78. Diamo un'occhiata all'interno. Abbiamo quest'altro artwork, ecco qua, Goldstein, e questo invece è il retro con i vari personaggi del film. Apriamo, abbiamo la solita card che non ci serve, il booklet e l'immagine di sfondo. Ecco qua. Ricordo che questi prodotti sono disponibili sia sul sito Fan Factory, ma anche su Amazon. Vi lascio il link in descrizione sia del sito Fan Factory, ma anche dei vari link Amazon. Sfogliamo questo brevissimo booklet, sempre con carta anche abbastanza leggera. La parola ai registi. Ripeto, sangue davvero a litri. E questo è il mini booklet che ora rimettiamo all'interno della Marai. Ecco qua. Quindi Game of Dead e l'altro prodotto è I'm Cyborg But That's Ok del regista Park Chan-wook. Bene, quindi questo era il video unboxing dedicato alla Midnight Factory. Prossimamente dovrei fare un ulteriore video con un altro prodotto Midnight, però vedremo quando realizzarlo. Quindi non mi resta che ringraziarvi per aver seguito questo video. Se è stato di vostro gradimento, magari metteteci pure un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!